giornata Super Cup, match tra Boca Juniors e New Generation, risultato sul 5-0. Siamo nei primi minuti del secondo tempo. Diamo lancio lungo. Devo usare la borraccia e tutto questo, disturbo la telecamera. Il pallone a Cecere, autore del quinto, della quinta rete. Vai. Intercettato il pallone per Campolongo, autore di una doppietta. Vediamo, viene fermato dal numero 7 Maia Blu. Ottimo la triangolazione, ma il tiro purtroppo è un poco debole, finisce di lato al palo. Si partirà con un calcio d'angolo, c'è stata una deviazione. Pallone in mezzo dove non c'è nessuno, viene regalata una rimessa laterale a centrocampo al Boca Juniors. Sul pallone Cicere, batte subito per Campolongo, poggia a Nakaroma, triangolazione bene, ma viene fermato Nakaroma da, anzi no, subisce fallo. Abbiamo Sandro Stanziano, arbitro dell'incontro. Segna una punizione al limite dell'area al Boca Juniors. Nakaroma sul pallone. Vediamo Nakaroma, Campolongo calcerà direttamente in porta probabilmente. Bellissimo il tocco di Campolongo, che non capisce, l'avversario non capisce la giocata. Andiamo il lancio lungo ancora per Campolongo, si partirà con il fondo. È il più brutto di Pizarro in Juve Roma di 2 anni fa. Pallone, vediamo il possesso di D'Angelo che lancia lungo. Ottima l'uscita di Prisco. È l'attacco di Prisco. Abbo vince, ma sei troppo lento. Ti diverti. Ti faccio ottima l'uscita di, e tu mi dici non è l'attaccante. Si partirà con una rimessa laterale a favore dei Boca Juniors. Abbiamo il pallone tra i piedi di Cecere, parte palla al piede, una finta, salta un uomo, si allarga ancora Cecere, prova un tunnel, viene fermato dal numero 7. Andiamo a Croma, non riesce a spizzare il pallone, molto duro il numero 6. Andiamo a Cecere, prova un tiro di punta, viene ribattuto dalla difesa maglia azzurra. Campolongo, Akroma, triangolazione, vengono fermati al numero 10, pallone dietro. Pallone gettato alla difesa della New Generation. Ancora Cicere, Campolongo, il dribbling di Campolongo, ancora per Cicere, triangolazione che viene chiusa, ma lo stop è un poco impreciso. Vediamo l'arbitro ferma il gioco per il cambio. Si ripartirà con il fischio dell'arbitro. Pallone tra i piedi di Giulio. Batterà la rimessa laterale d'Angelo per Sorrentino, una finta, se prova ad andare, viene ribattuto il pallone addosso, quindi pallone ancora per il Boca Juniors. Pallone a Nakaroma. Andiamo a Nakaroma, prova a mettere il pallone in mezzo, ma viene fermato ancora una volta. Partita un po' disordinata in questa frazione di gioco. Boca Juniors nel primo tempo aveva tenuto meglio il possesso di palla, creando più occasioni. Siamo Campolongo, si fa vedere a destra, viene servito dal compagno, si accentra, serve Barone che però non trova il tempo per lo stop. Allora Sorrentino guida la ripartenza della New Generation, ritornano nelle loro posizioni i giocatori del Boca.
Siamo ancora campo lungo, partita, molte palle perse a centrocampo da entrambe le squadre. Allora, Naka Roma, 2 contro 1. L'arbitro fischia, però. Ancora campo lungo, Naka Roma. Finta di Naka Roma a rientrare. Naka Roma ci prova con la punta, ma il portiere è attento. Chiudiamo qua il collegamento dalla partita Boca Junior New Generation.